quello riciclabile, il famoso indifferenziato che conoscete bene, ma forse non troppo, perché in realtà facendo la raccolta una volta a settimana dell'indifferenziato è la paura più grossa, oddio, ma il contenitore è piccolo. In realtà il sacchettino che voi avrete a fine settimana sarà un sacchettino molto piccolo, perché se noi andiamo a vedere, abbiamo detto nel contenitore qual è, se noi andiamo a vedere che cosa va nel secco, in realtà sono pochissime cose e poi che non è che vengono utilizzate ogni giorno, e quindi cerchiamo di vedere cosa. Scusate, in plastica, CD, DVD, cassette audio e video. Attenzione, anche se ad esempio abbiamo una videocassetta, sono quelle che venivano utilizzate fino a poco tempo fa, anche se gli togliamo tutta la parte di nastro e rimane solo la plastica, quella plastica non può essere raccolta con la plastica, ma deve essere buttata nel secco non riciclabile. Quindi ecco, anche se togliete tutte le parti esterne, le gocce, stessa cosa, l'attaccafarmi, anche se togliete la parte di ferro, la parte di plastica non può essere raccolta con la plastica e quindi dovete buttarla nel secco non riciclabile. Secchielli, bacinelle, giocattoli, anche se sono di plastica, non è una plastica che può essere raccolta. Pannolini, assorbenti igienici, cerotti, spugne, cotone, adesso qua ci abbiamo messo un pochino di tutto, ma per capire ecco che cosa è in realtà che può andare nel secondo riciclato. Ceramica, porcellana e terracotta, perché spesso si fa l'errore di buttare nel vetro, questi sono veleno per il vetro e quindi si va a vanificare tutti gli sforzi fatti per la raccolta del vetro. Lettiera per animali, soprattutto se si tratta di gatti generalmente, dove i granellini sono chimici, non sono naturali, va tutto nel secco non riciclabile. E chiaramente ci deve andare tutto ciò che non può essere riciclato. Quindi, come vi dicevo, se abbiamo un rifiuto da buttare, e se è plastica la buttiamo nella plastica, il vetro con il vetro, se è un acciaio o alluminio lo buttiamo negli imballaggi metallici. Se non sappiamo che cosa sia, deve essere buttato col secco. Ad oggi anche, non so, dei contenitori di alcuni biscotti, che sembrano alluminio, plastica, carta, è un cosiddetto poliaccoppiato e non si capisce bene come si deve raccogliere, va nel secco non riciclabile. Discorso diverso per il tetrapack, che poi vediamo, perché il tetrapack ha proprio un canale su di raccolta. Tra i materiali che non vanno nel secco non riciclabile, i rifiuti differenziabili, ma i piatti bicchieri. Questo qui, non so se molti di voi lo sapevano, fino all'anno scorso piatti e bicchieri insieme alle posate non potevano essere riciclati e quindi dovevano essere buttati nell'indifferenziato. Dall'anno scorso, scusate, i bicchieri possono essere raccolti con la plastica e quindi ecco, facciamo attenzione, cerchiamo di non usarli, ma se proprio bisogna usarli, di poterli raccogliere in maniera separata con la plastica. Aspetto importante, chiaramente facendo la raccolta una volta a settimana, chi ha anziani o chi ha bambini, tenere un pannolino, un pannolone per una settimana, ci rendiamo ben conto che è impossibile. Ecco che quindi verranno posizionati dei bidoni non troppo grandi, perché saranno dei bidoni più o meno anche così verdi, ci sarà scritto fuori pannoloni, e sono provvisti di una chiave. La chiave poi dovete ritirarla in comune. Noi ne lasceremo un quantitativo in comune, chiaramente dovranno
oggi magari trovate in una zona, non so, un cassonetto, ogni morte di papa, adesso ne verranno moltiplicati i cassonetti, quindi ne troverete molti di più per strada, sia di carta che di plastica, che poi vedremo alcuni nuovi per gli imballaggi metallici e per il verde. Quindi insomma ci saranno molti cassonetti che troverete, ognuno ha il suo rifiuto. La carta è di per sé abbastanza semplice capire di cosa ci va, ma vediamo meglio perché c'è della carta un pochino particolare. Tra la carta che può essere raccolta con il cassonetto stradale ci sono giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie e fogli vari quando si tratta di carta comune, scatole per della pasta, i sacchetti del pane, imballaggi di cartone per uova, imballaggi di cartone per frutta e verdura, ma direi tutto ciò che è imballaggio, ossia si compra il dentifricio, c'è la parte di cartoncino, quello può essere raccolto con la carta, il tonno, quando si acquista ci sono le scatolette che sono messe insieme dall'imballaggio di cartoncino, può essere raccolto con la carta, cioè in realtà la carta ce n'è tantissima. Se vi posso dare un consiglio, io spesso uso un sacchetto di carta che tengo, non so, c'è uno in bagno perché magari per tutte le magari i prodotti del bagno che spesso hanno questo cartoncino, lo stesso rotolo della carta igienica, quando è esaurito c'è la parte di cartoncino che è molto più semplice, ecco, buttare. Uno in cucina perché è tanta la carta che si produce, uno che pensa a carta pensa solo al foglio di carta, in realtà di cartoncino in casa ce n'è tanto, appunto la pasta, ci sono delle confezioni che sono di cartoncino, tutti gli imballaggi dello yogurt, del come abbiamo detto del tonno, di tutti i prodotti conservati, ecco, di carta ce n'è tantissima e basta poco per raccoglierla. Sacchetti del pane, abbiamo detto prima, le scatole per alimenti, appunto tutto ciò che è imballaggio, quindi tutto ciò che è la scatola, non so, del sale, finisce il sale, chiaramente quella carta lì, generalmente ad oggi magari lo buttavate nel secco, invece carta che può essere riciclata, quindi è importante, ecco, riciclarla. Ecco qui due cose un po' strane, uno è carte vinci, fa sorridere, però in realtà vari cittadini ci hanno chiesto, ma io carte vinci quando, dove lo butto? Abbiamo chiesto carta, quindi anche se la parte argento, insomma quello che rimane, però può essere buttato con la parte della carta. Altro discorso per i contenitori per alimenti e bevande tetrapack, quindi il latte che è in quei contenitori, succhi di frutta, oppure i prodotti conservati, come mi viene in mente, a volte ci sono i geli,
non ci sia la residua all'interno. Poi ecco, quando si legge, non so, la bottiglia di, della birra, basta sciacquarla veramente un attimo per togliere il residuo. Sì? Sesto discorso, non essere privi di residui. Se perfetto, sì. Cioè non devono essere, è chiaro che si cerca di non il materiale deve essere il più pulito possibile, però assolutamente non sprecare l'acqua, perché altrimenti ecco siamo tutto a capo. Tutto l'aspetto ecofono, ambientale dell'acqua trattata viene dimenticato. Per quanto riguarda i materiali no, questo è importante perché spesso si cade in difficoltà. Tovaglioli di cartonata non vanno nella raccolta della carta, abbiamo detto però vanno nell'organico. Stessa cosa per i fazzoletti sporchi, carta sporca di cibo unta, quindi ad esempio sia la carta sporca che sia unta va comunque nell'organico. E stesso discorso, allora, questa è una domanda che viene fatta ai cartoni della pizza. Allora, se il cartone della pizza è tendenzialmente pulito, può andare tranquillamente nella raccolta della carta. Come spesso accade, c'è una parte che rimane molto unta, così in quel caso lì bisogna metterlo nel secco. Potrebbe andare in piccoli quantitativi anche nell'organico, però chiaramente con il territorio della pizza è talmente grande che può dare difficoltà. Spesso si può fare che magari si può togliere il coperchio se è sporco e metterlo magari nel secco e il resto metterlo nella carta. Ecco, bisogna avere anche un pochino di senso di scrupolo. Se il materiale è sporco non può andare nella raccolta della carta, se invece è abbastanza pulito, quindi magari anche se c'è una piccola macchinina di unto, non c'è problema, insomma può andare nella carta. Allora, gli scontrini fiscali, quindi importante secco non riciclabile, sì, perfetto. Carta aviata, quindi ad esempio la carta da forno non può andare nell'organico e neppure nella carta. Carta plastificata, allora per capirci, le riviste hanno una carta leggermente lucida, però c'è una plastica che può essere tollerata. A volte invece c'è una grande plastica, ad esempio a volte ci sono dei fogli che sono all'interno, hanno una plastica sopra, e quando è molto plasticato, che sentite che non riuscite neanche quasi a stringere, vuol dire che c'è molta plastica, e quindi quello va nel secco riciclabile. Le fotografie, stessa cosa, non possono essere riciclate insieme alla carta. Cartone, come dicevamo, allora, mentre per l'utenza domestica, per la famiglia, se avete anche uno scatoloncino di cartone, potete metterlo all'interno del cassonetto, le grandi utenze o attività commerciali ne hanno tanto. E quindi il cartone è un materiale molto pregiato che vi permette di avere, in comune un introito maggiore rispetto alla carta, e quindi viene raccolto separatamente e alle attività commerciali, industriali viene dato un cassonetto molto più grande, adesso è piccolino, ma è un metro cubo, quindi un bel cassonetto grande che viene utilizzato per la raccolta del cartone. Poi in base alle esigenze di ogni attività può essere dato un cassonetto, due cassonetti. Il cassonetto per l'attività è gratuito, così come il servizio. E quindi ecco, cerchiamo di fare questo tipo di raccolta perché è molto importante. E il passaggio per questa attività è una volta a settimana. Questo è un aspetto importante, come vi dicevo, è inutile fare una raccolta differenziata tanto che viene buttato tutto insieme. Nella nostra realtà no, perché la carta ad esempio viene garantita da Comico. Dal momento della raccolta al momento del riciclo, tutta la carta raccolta, carta e cartone raccolto, viene controllato da Comico. Quello che viene raccolto, lo stesso peso, è quello che poi va al riciclo. Quindi ecco, siate anche certi di che materiale effettivamente va a recupero. Il verde, questo è un servizio molto importante, viene fatto mediante stradali di colore verde. Presto verranno posizionati, adesso già gli operatori hanno individuato tutti i posti, e presto verranno sia potenziate le visioni ecologiche e sia introdotti questi nuovi cassonetti. Questi cassonetti sono provvisti di una chiave che comunque voi trovate all'interno del kit di raccolta, che abbiamo messo all'interno del bidoncino, e questa chiave, cioè, in realtà, come potete vedere, è uguale alla chiave che viene utilizzata per l'acqua, per i contatori dell'acqua. Però è importante perché
materiale che viene raccolto in questo modo va a compostaggio, quindi non va buttato in discarica, e per poter essere portato in compostaggio deve essere pulito. Significa che purtroppo avevamo fatto una prova sperimentale e senza mettere questa chiave il cittadino buttava all'interno i sacchetti, e questa è una cosa, se posso dire, gravissima. Gravissima perché comunque la possibilità di raccogliere il secco riciclabile c'è. Il verde è un materiale che ne abbiamo tanto e deve essere separato. Come vedete, tra i materiali verdi c'è gli sfalci d'erba, le foglie, le potature e ramagli di piccola pezzatura. Significa, come vedete, se ci sono dei rami che hanno un diametro più grande di 4 cm, quindi molto grande, non deve essere raccolto in questi contenitori, ma deve essere chiamato il servizio ingombranti, dove è utilizzato, cioè che utilizzate frequentemente. Quindi è importante non mettere delle potature di grandi dimensioni, perché altrimenti il mezzo non riesce a pressare il materiale che arriva.